settimana senza calcio, settimana con tanto Milan, sempre, sempre, tutti i giorni dell'anno, con Simone Cristao, direttore di Radio Rossonera. Anche l'ultimo weekend ha detto che sarà un aprile drammaticamente meraviglioso in campionato per riuscire ad arrivare qua. Beh, erano anni che non vivevamo forse un aprile così denso. C'è sempre stato magari l'impegno di campionato, c'è stato magari qualche altro tipo di impegno legato all'Europa League, ma è il primo anno dopo veramente un decennio e forse anche di più che noi abbiamo un aprile così denso di emozioni, di partite, in realtà proprio di partite, di impegni, tantissimi. Voglio partire dal campionato. Dobbiamo calcolare noi e le altre nostre avversarie dirette. L'Inter sarà impegnata col Benfica, la Juventus impegnata con lo Sporting, la Roma col Feyenoord, la Fiorentina, a cui auguriamo tutto il bene del mondo, ma non è in questo momento rivale per il quarto posto, e non devono sbagliare nulla, verranno prosciugati dagli impegni internazionali. Come si sopravvive, come si vince, come si arriva in Champions League? Come si arriva? Come magari facendo qualcosa di meglio rispetto al passato, cioè cercando di non sottovalutare gli impegni che vengono prima e dopo la Champions League, provando a fare qualche turno di rotazione in più in mezzo al campo, davanti. Sperando che qualcuno che subentri ti dia un po' più di mano rispetto a fino adesso, come hai detto anche tu giustamente qualche giorno fa, il Milan fa un po' fatica a pescare dal 14esimo-15esimo giocatore in giù. Più che altro, intanto ha provato anche, ma le risposte sul campo non sono state particolarmente felici. Il Milan deve cercare di avere qualcosa in più dietro, almeno uno o due giocatori che possano girare, dal Florenzi ritrovato, da Libra, dal uno tra Rebic e Origi che possano dare una mano in più, da Krunic che possa essere stabilmente il terzo che torna insieme a Benasser e Tonali, da Balotelli magari che una partita su sette può darti una mano in aprile. Per esempio Krunic, ecco, Krunic è salito. Cioè Krunic era quello che si ti dava, ma adesso è arrivato fra i primi 13-14. Gli altri devono riuscire ad arrivare fra i 14-15-16. Sicuramente gli altri devono salire di livello, perché altrimenti rischi di arrivare intorno al 20 di aprile, dopo praticamente un mese, perché si inizierà a giocare dal 2 di aprile in poi, veramente sempre ogni tre giorni, con l'acqua alla gola. L'ossigeno prima o poi finisce per tutti, soprattutto per quelli che magari sono partiti a giocare ad inizio agosto, non sono mai fermati, hanno fatto i mondiali, gente che ha già nelle gambe 40-50 partite ad aprile, e rischia di arrivare veramente cotti agli appuntamenti clou. Devono salire quelli che di solito sono in panca, ma deve trovare una continuità totale Leao. Con Leao arrivi fra le prime quattro. Con Leao, fra le prime quattro sì. Con Leao puoi andare avanti in Champions League. Senza Leao in una e nell'altra manifestazione, obiettivamente diventa difficile. Ma io non ho mai visto vincere o andare molto bene una squadra senza che i suoi due o tre campioni vadano molto bene in quel periodo di campionato delicato. L'anno scorso il Milan ha fatto lo step finale proprio perché Leao nell'ultimo mese, mese e mezzo, ha preso per mano. Per mano. Assolutamente, gol e assist ogni partita, e quindi ti ha salvato tra virgolette da molte situazioni delicate, non ultime le partite in casa tra Fiorentina, Atalanta e quant'altro, ma non solo. Se Milan vuole andare avanti in entrambi i campionati, cioè Serie A e Champions League, deve chiedere una mano per forza ai due campioni che ha sulla sinistra, Teo e Leao, deve chiedere una mano ancora una volta Olivier Giroud, deve soprattutto chiedere una mano per me ai due di centrocampo. Se i due di centrocampo reggono così come hanno retto tra settembre e ottobre, allora Milan ha buone possibilità. E d'altra parte siamo tutti davanti a un'incognita, l'incognita della novità, perché Stefano Pioli è la prima volta che arriva a gestire due impegni così importanti, campionato, perché parliamoci chiaro, con il Napoli che ha già vinto, arrivare secondi e vincere il campionato delle altre, ma è un vincere il campionato contro Lazio, Roma, Juventus e verrà Inter. Quindi anche per lui, anche per i ragazzi, bisogna sfruttarla cercando di vincere, cercando di arrivare fra le prime quattro, ma cercando di trovare quell'esperienza che ti potrà servire nelle prossime stagioni, perché più di vivere un aprile così non può capitare. No, assolutamente. Il Milan deve anche dare una dimostrazione a se stesso e agli altri che l'anno scorso non è stato un caso.
bisogna arrivare nelle primissime posizioni, se non sei primo, perché quest'anno è impossibile, devi arrivare quantomeno secondo. Giusto per dare anche un'impronta alle tue ultime stagioni, per dire il secondo posto di 2 anni fa e il primo posto dell'anno scorso non sono casuali, sono invece figli di un percorso che stai ancora vivendo con questo aprile, ad esempio. Il Milan deve cercare di fare quel passo in avanti che magari nelle ultime stagioni non è riuscito a fare, cioè a un certo punto della stagione ha dovuto battezzare uno o più impegni, tralasciandone magari uno dei due. L'anno scorso a un certo punto la Champions è sfumata e il Milan si è concentrato solo su un appuntamento, forse è stato anche una cosa buona e giusta nella difficoltà del momento, cioè rinunciare alla Champions, avere solo un obiettivo. Quest'anno ne hai due, devi assolutamente arrivare nel quarto posto, perché l'anno prossimo giovedì non ci vuoi giocare, assolutamente. Devi giocare ancora una volta il martedì e mercoledì e poi devi viverti quella che in questo momento è una strada tracciata. Devi percorrerla però, perché la Champions League ti ha regalato una strada, non ti ha messo un binario morto davanti a te, però devi partire, devi fare la strada. Come hai vissuto allora questo sorteggio? È la domanda delle domande. Il Napoli che il Milan affronterà 3 volte in 16 giorni, ricordiamo il 12 e il 18 le sfide a San Siro e a Napoli in Champions League, e nel primo weekend di aprile la sfida che doveva essere la sfida Scudetto. Che sapore avrà quella sfida? Perché adesso noi abbiamo questa sosta di campionato, ma la prima tappa è Napoli-Milan. Allora, in realtà credo che non faccia molta storia per quanto riguarda la Champions League, però per un motivo io non la sottovaluterei, cioè l'anno scorso il Milan con l'Inter è riuscito a fare quello che magari era riuscito all'Inter 2 anni fa, cioè è entrato in testa l'avversario, in quel derby vinto con Giroud, poi l'Inter ha fatto 1 mese e mezzo molto male, ha perso tantissimi punti in campionato e il Milan è proprio entrato nella testa dell'Inter mettendogli dei dubbi che fosse lei la migliore del campionato. 2 anni prima era stata l'Inter con quel derby vinto 3-0, non far nemmeno più rientrare il Milan in corsa. Quest'anno deve essere la stessa cosa, la partita per me del 2 aprile. Al Napoli nessuno è entrato in testa quest'anno, se non in quell'esperienza di Inter, primo tempo con la Juve, dove magari poteva avere qualche certezza minata. Il Napoli se no ha fatto percorso completo. La Lazio. Sì, però è una partita sola. Nessuno mai gli ha dato grandissimo fastidio, sì. Nessuno gli è entrato in testa per dire quello che serve, fatto venire qualche dubbio. Potrebbe essere sbagliato, c'è qualcuno che ti ha capito e ti sta giocando contro nella maniera corretta. Ecco, il Milan nel 2 aprile dovrebbe riuscire a entrare in testa al Napoli in quel modo. Come vedi questo cammino allora contro Napoli ed eventualmente vincente Benfica-Inter? Dicevo, io l'ho sempre, nei giorni scorsi mi batte il cuore perché io la strada la vedo, non è che dico che sia una strada in discesa assolutamente, ma pensare di affrontare una squadra italiana pur forte come il Napoli, che non dimentichiamo una delle partite più sofferte del Napoli contro il Milan. Io mi augurerei che con risultato diverso il Milan ripetesse a San Siro in Champions League la partita dell'andata. E quindi e poi Inter-Benfica, che è diverso rispetto a se tu avessi un Himalaya come il Bayern, il City, il Real, che sono le altre che stanno sopra. Quasi sembrava quando sono uscite le palline anche nelle semifinali che poi addirittura possa vedere una squadra, ci sono 75% che ci sia una squadra italiana in finale. È incredibile per il calcio italiano e per il Milan che ha delle chance. Beh, credo che nessuno a settembre sarebbe immaginato una squadra italiana in finale. In teoria c'è il Benfica che può rovinare i piani, però come hai detto, grandissime possibilità di avere almeno un'italiana in finale, certo, anzi una sola in realtà, visto che dall'altra parte non ce n'è. Però in linea di massima penso che il Milan in questo momento abbia davanti, come hai detto, una strada che non è né in discesa né in salita, però la strada è teoricamente libera, cioè non ne ha dei passaggi a livello insormontabili come potevano essere il Bayern di Monaco, potrebbe essere il Real Madrid, come potrebbe essere anche lo stesso City. Ha una strada da percorrere, piena di trappole, piena di insidie, di curve, però è una strada percorribile. Sta al Milan vedere quello che ha sulla spalla, quella segno delle 7 Champions League, e onorare quei colori che ha sempre dimostrato di poter fare una strada diversa in Champions. Io ho sempre detto, quando il Milan è in quarti di finale, secondo me non lo vuole nessuno. E infatti la prima dichiarazione di Spalletti è stata: signori,
ci saranno tanti punti di differenza in campionato, ma affrontare il Milan vuol dire affrontare la Champions League, cioè la squadra italiana della Champions League. Mi sembra la dichiarazione più matura, chiaro che deve cozzare ovviamente con un giustamente, legittimamente ambiente che insomma non ha il Bayern al Milan, no. Sarà più contento, però dovrà sforzarsi a spiegare bene ai giocatori Kvaratskhelia, Osimhen, cosa sia il Milan. Ma guarda, il Milan europeo. Il Milan si è anche intravisto in quello che è stato il passaggio del turno degli ottavi. Allora, non è il Milan mega vincente degli ultimi 30 anni, non è quel Milan, ma anche se magari è in questo momento rappresentato da ragazzi di 20, 22, 23, 25 anni, quindi non con grandissima storia, nemmeno forse ne capiscono appieno cosa sia la storia del Milan, però quasi per magia, dopo che in campionato fai fatica, si riaccende la luce della Champions agli andata con il Tottenham, il Milan cambia pelle, va a Firenze, fa una partita insufficiente, si riaccende un'altra volta la luce della Champions a Londra e fa una partita da Champions. Quasi per magia il Milan sente la musica e si riaccende, anche se magari in questo momento c'è gente che la Champions l'ha solo costeggiata, non ha nemmeno vissuto appieno in carriera, eppure si è riaccesa, forse perché sei guidato da chi la Champions l'ha vinta 5 volte da solo. Forse quello. Come la stravivete Paolo Maldini questa attesa? Io penso che Paolo in testa abbia esattamente la stessa idea che aveva l'anno scorso, quando a un certo punto del campionato, verso ottobre, ha iniziato a martellare la squadra dicendogli c'è da vincere. Al di là di quello che erano i discorsi, diciamo così, ufficiali, che ti dicevano un percorso di crescita, bisogna avere tra le prime quattro, bisogna confermare quello che hai fatto l'anno scorso e migliorarsi. Lui invece alla squadra in privato diceva bisogna vincere. Io penso che Paolo, essendo un agonista di livello assoluto, in questo momento, vista anche la strada che è stata tracciata, inizia a pensare che finale. Firmeresti arrivare fra i primi quattro e uscire in semifinale? Scusa, uscire ai quarti adesso? No. Non ce la faccio a firmare contro il Milan in Champions, però so che l'anno prossimo la sigla dell'Europa League non la voglio sentire. Esatto, non ho una biro in casa. E se vi è piaciuto questo video mettete il vostro like, iscrivetevi al canale di Carlo Pellegatti, ringrazio Simone Cristao, direttore di Radio Rossonera, attivate la campanella e scaricate dal link in descrizione l'applicazione numero 10. Salve.